Bentornati amici di Obiettivo News, siamo qui oggi con il sindaco di Forno Alessandro Gaudio, il vice sindaco Vincenzo Armenio e il presidente della Proloco Luca Donadio. Siamo qui questa sera per presentare a tutti la terza fiera del Paluc che si terrà a Forno Canavese dal 20 di ottobre a domenica 23. Si inizia giovedì 20 ottobre con il primo evento che si terrà presso il Salone dell'Area Obert con uno spettacolo di varietà all'interno del quale si svolgerà la premiazione del primo concorso letterario dedicato a Lelia Rossetto, la mamma del Mulino Valle. Chiediamo al sindaco di spiegarci un po' la motivazione di questo concorso letterario e cosa avverrà durante la serata. Sì, buonasera a tutti. Il concorso è nato in collaborazione con la Biblioteca di Forno Canavese che ha organizzato questo concorso per ricordare la signora Lelia Rossetto che era la mamma del compianto Beppe Valle a cui è stato costruito il mulino in occasione della sua prematura scomparsa. Saranno premiati le opere più meritevoli, c'è una giuria apposta composta da gente esterna al comune, perciò durante la serata tenuta da Carlo Moia, il nostro cabarettista di Forno, verrà fatta la premiazione. Quindi avverrà tutto durante la... Durante la serata di giovedì 20 ottobre all'Area Obert. E poi si proseguirà venerdì e sabato con due eventi organizzati dalla Proloco di Forno, dove si passerà più ad una parte diciamo più divertente e di intrattenimento delle persone che interverranno in quell'occasione. Se ci vuoi spiegare meglio nel dettaglio. Sì, ciao a tutti. Allora, abbiamo organizzato due serate puntate più sulla gioventù, possiamo dire, con due serate discoteca, anzi una divisa con Radio Gran Paradiso di Latino e discoteca. Entrambe le serate con menù alla carta, nel pomeriggio del sabato, poi c'è in collaborazione con un'altra associazione, c'è una prova unica di campionato della montagna che si chiama, l'abbiamo chiamata Pedalata del Paluc, con partenza da frazione Marietti e arrivo in frazione Milani. Quindi una corsa tutta in salita e parecchio difficoltosa. Altro da dire? Nulla, io ringrazio sempre tutti i miei collaboratori che ho alle spalle, perché la Proloco è una squadra, non sono solo io, altrimenti non sarebbe possibile, diciamo, non sarebbe possibile tutto quello che facciamo negli eventi. Ringrazio le collaborazioni con le altre associazioni di Forno, con il quale cerchiamo sempre di collaborare per ogni cosa, come le bici aiutano nei parcheggi, può essere la filarmonica che ci aglieta con le loro musiche a ogni evento e tutte le altre associazioni che ci aiutano durante la manifestazione. Ringrazio anche l'amministrazione perché penso sia una delle poche amministrazioni che appoggi la Proloco, perché parlando con altri presidenti di altri paesi si trovano sempre in situazioni difficili e complicate con il loro comune. Altro da dire? Niente, vi aspettiamo numerosi all'evento e spero vi piaccia. Rivolgendoci ancora all'amministrazione, come ha detto poc'anzi Luca, un rapporto di collaborazione tra Comune e in questo caso la Proloco e tutte le altre associazioni molto, molto forte, che si fa comunque sentire. Beh, sicuramente noi appoggiamo la Proloco, ma dobbiamo dire grazie alla Proloco che appoggia noi, perché comunque senza il loro impegno per noi sarebbe impossibile organizzare certe manifestazioni. Adesso sono 3 anni che noi siamo in amministrazione e diciamo che siamo partiti con una fiera da zero, perché ormai era una fiera che non esisteva solo più sulla carta, con 6-7 banchetti nella via centrale siamo arrivati a un centinaio di banchi, perciò per noi è stata una soddisfazione. Però chiaramente se non ci fosse la collaborazione della Proloco che organizza, la collaborazione dell'AIB e della Protezione Civile per quanto riguarda il controllo della manifestazione dell'incrocio, per il comune sarebbe impossibile solo con i due vigili riuscire
a fare una manifestazione del genere. Vice Sindaco Vincenzo Armenio, con te invece vogliamo parlare di quella che è effettivamente l'evento clou della manifestazione, ossia la fiera che si terrà domenica 23 ottobre, già dal mattino. Una fiera che, come ha detto poc'anzi il Sindaco, era diciamo stata un po' abbandonata, nata tradizionalmente con il doppio appuntamento primaverile autunnale, attualmente solo con la fiera autunnale, ma una fiera comunque dove sono sempre stati presenti tantissime attività, quindi tantissimi banchetti e tanti eventi collaterali. Terza fiera del PALUC, bensì 120esima fiera del comune di Forno Canavese. Fiera del PALUC, abbiamo dato un titolo, una novità, una ventata di aria fresca a questa fiera, a questo nome, proprio per stuzzicare e invogliare le persone a partecipare e a incuriosirsi di quello che sarà la nostra festa. Ci saranno molti hobbisti, molti commercianti, molti fornesi che esporranno i propri banchi e attività varie. Abbiamo più di 120 banchi in questo momento prenotati, siamo ormai agli sgoccioli, quindi credo che possiamo dire che ritenerci ampiamente soddisfatti di quello che è il risultato di questa fiera. Non voglio ripetermi, però sì, con la collaborazione di tutto il paese riusciamo a mettere in pista un evento del genere, perché altrimenti non si potrebbe fare. Un evento che già dalle prime ore del mattino comunque ci impegna per l'arrivo dei banchi, per vigilare che sia tutto a posto, per offrire i primi servizi, perché comunque già verso le 5, 5 e mezza arrivano i primi commercianti a esporre, e comunque grazie alla collaborazione in questo caso degli amici per posizionare i banchi e anche della Proloco per dare anche un piccolo servizio che può essere un caffè, perché a quell'ora lì non è scontato che ci siano delle attività aperte. Quindi grazie a tutti coloro che si prestano a questo servizio, noi siamo a questa fiera, noi siamo contentissimi di organizzarle. Questa è la nostra terza fiera. Dove si svolgerà? Si svolgerà naturalmente, mi ripeto, a Forno Canavese, in via Circonvalazione. Perché via Circonvalazione? Perché un evento con così tante partecipazioni era impensabile cercare di farla al centro del paese. Il centro del paese non è assolutamente dimenticato, questo lo voglio sottolineare, faremo comunque a breve anche il Natale, quindi il Natale del PALUC, come abbiamo fatto lo scorso anno, quindi sarà la terza edizione anche di quella manifestazione lì, però ci concentriamo qui alla fiera perché 120 banchi, hobbisti, occupano poco spazio, ma specialmente i commercianti, pensare che arrivano dei camion che hanno bisogno di 6 metri, 7 metri per 4, insomma al centro del paese non era possibile farlo, quindi per quello la facciamo nella circolazione. Lì abbiamo il palazzetto dello sport, abbiamo delle attività, dei locali che ci possono ospitare, quindi crediamo di dare il miglior servizio agli ospiti che andremo a chiamare. È una fiera che facciamo a invito, la Proloco invita i nostri mercandini e quindi è una fiera a invito, non è una fiera tradizionale dove assegniamo i posti, i primi che arrivano si posizionano. Cos'altro avverrà quella domenica? Ci sarà anche spazio per i bambini, con i pony, con una nuova attività con le biciclette? All'interno della nostra fiera naturalmente cerchiamo di dare anche spazio non solo alle mamme e ai genitori per fare un po' di shopping, ma anche un po' di svago ai bambini. Abbiamo la pedalata dei più piccolini in bicicletta, rimanendo il tema del sabato, quindi diamo la possibilità ai ragazzi più piccolini di avvicinarsi a questo sport e diamo anche la possibilità ai ragazzini, ai bambini di andare sul pony, perché abbiamo l'associazione Val Gallenca che verrà ad accompagnare i nostri più piccolini sul pony. E come intrattenimento musicale? Sì, una delle tante attività che a Forno non mancano è proprio l'intrattenimento musicale. Ricordo il mattino l'appuntamento con la Filarmonica Fornese, invece il pomeriggio con gli Amis del Furn. Durante il loro intrattenimento ricordiamo che ci sarà la grande castagnata del PALUC. Quindi nuovamente gli amici della Proloco con i suoi collaboratori ci faranno degustare le castagne
non fornesi, ma però insomma canavesana, ecco, diciamo così. Quindi, amici di Obiettivo News, non perdete l'occasione per visitare la Fiera di Forno, che vi ricordo inizierà giovedì 20 ottobre con gli eventi collaterali e proseguirà venerdì e sabato, e domenica 23 ottobre con l'evento, la giornata clou dell'intera manifestazione, e noi ci vediamo alla prossima!